Amiche e amici di Super J, ben ritrovati a questa nuova puntata di A Colazione. Ci hanno fatto il gesto di partire, io non so neanche se sono uscite delle parole promiscue, quindi grazie a Maurizio e grazie a Giancarlo che ci hanno avvisato con grande tempismo. Sì, infatti. Meno male, perché meno male, potevamo meno male. Andare in galera, eh? Sì, sì, sì. Io sì. Spero non si sia sentito nulla del fuori onda. Temo che si sia sentito qualche cosa anch'io. Però alla fine nulla, stavamo solo cercando di rifondare un partito che esatto. Si è sciolto cent'anni fa. Per prendere il potere. Niente di che, sì, sì, alla fine, niente di che. D'altronde siamo vestiti di scuro. Siamo vestiti di scuro. C'è un motivo, c'è basta, un motivo. Basta, basta. Abbiamo detto, diciamo altro perché se no svegliamo. Troppo spoiler. Troppi spoiler, troppi segreti. Ma detto ciò, dette queste parole molto democratiche, questi intenti nostri molto democratici, liberali e liberisti. È chiaro? Presento, vado a presentarvi l'ospite. Matteo Lupi, funzionario della comicità. Buongiorno a tutti gli spettatori di Super J. Qua si direbbe un lavoro, una delle nuove professioni del XXI secolo, come operatore ecologico, collaboratore scolastico, funzionario della comicità. Escort. Allora, ma sai Lorenzo, c'è un motivo perché funzionario della comicità che potrebbe sembrare un controsenso. Come sai, dentro ognuno di noi ci sono due lupi. Nel certo. Mio caso è incesto. Lupus in fabula, essendo io lupi. Nel mio caso convivono due anime, quella grigia burocratica che si esprime la mattina al lavoro e quella buffonesca che si esprime la mattina al lavoro. Certo. E quindi ed eccomi qua, è mattina, stiamo qua. Tra l'altro siamo anche circondati da un ambiente, come dire, che potrebbe distrarci in un certo senso, cioè allora, perché a noi il comfort ci ha stufato. Sì. A noi il comfort ci ha stufato. Ci piace la natura indomita, ci piace l'Old Wild West. Il Lodo Wild West. Il Lodo Wild West. Il Lodo. E quindi niente, siamo oggi in diretta praticamente on air, letteralmente. On air. Siamo letteralmente all'aperto. Esatto. Per cui... En plein air. En plein air. Citando i grandi pittori dell'impressionismo o, tra l'altro... Traiamo ispirazione da cosa ci dice la vita e cosa ci dice la carta stampata. Vediamo. Innanzitutto oggi il traffico è da bollino nero, previsti maxi code e forti disagi, i consigli del funzionario della comicità in merito. Ma rimanere idratati mentre siete bloccati da 4 ore in coda e vorreste compiere un omicidio di massa, stare molto attenti al sole, soprattutto se non avete l'aria condizionata, avete una Panda del 95, nera chiaramente in fiamme. E poi le solite cose, quelle che le conosciamo, dai. Quella che poi, la Panda che ti caccia, se tu apri l'aria... Esce l'inferno, non esce l'aria fresca, quindi... Esce l'inferno. Oppure una cosa molto importante è non partire, perché tanto non avete i soldi, non avete una lira, dove volete andare? Assolutamente. Vamos. Assolutamente. Allora, altro argomento. Io sto facendo una fatica immane, ragazzi, a reprimere... delle risate, veramente oggi mi stai mettendo oggi è un grandissima po' difficoltà caotica. Le delibere della giunta regionale. Perfetto. Caccia, approvato il calendario, sì alla preapertura per 3 specie, cornacchie, gazze e merli, sì agli abbattimenti a partire da metà settembre, salvi i cervi e i caprioli. L'esecutivo finanzia il turismo, oltre 5 milioni alle domande rimaste in coda per le strutture ricettive. O al netto che si salvano i cervi e i caprioli quest'anno, voglio dire comunque un plauso alla regione che quantomeno avvisa le cornacchie, le gazze e merli, cioè se uno è sveglio se ne va. Allora la regione migra. Ha avvisato cornacchie, gazze e merli molto prima di quanto dalla regia abbiano avvisato noi della diretta e quindi brava regione. Infatti spero che non si sia sentito. Tra l'altro io vorrei nulla. Far vedere che c'è già la caccia in corso, ma tra animali stessi. Qui. Cioè, qui c'è un attacco di un velociraptor a non so che, a una poiana probabilmente. E quindi senza armi, pensa tu con le armi. Esatto. Poi bravi cervi e caprioli, il cui sindacato è stato forte. Infatti, esatto. Ha preservato i loro diritti. Il dato che conta è questo, cioè che loro hanno fatto valere le loro ragioni al tavolo, come si dice, istituzionale, i chiaro, cervi sì. E caprioli quest'anno si sono fatti sentire. Hanno fatto una conferenza di servizi e ne sono usciti vincitori, mi spiace per le gazze. Certo, assolutamente. Oh, allora, nuovo fisco, c'è l'ok definitivo, ora è caccia alle risorse, la Meloni che dichiara sarà più giusto e più equo, una riforma attesa da 50 anni.
Beh, insomma, dai, direi che è importante. Importante. Tu sai che il termine caccia alle risorse a me fa sempre pensare a, a qualcheduno che viene rivoltato a testa in giù. Chiaro. Per tirargli fuori gli spicci dalle tasche. Il sì, danaro. Che è il danaro che poi serve per andare a prendere altro denaro. Certo. A quel punto ci sarà un nuovo buco e ci sarà bisogno di una nuova riforma attesa da 50 anni. Più o meno come il caldo più forte degli ultimi 50 anni. Il tipo di espressione è quella. È un ciclo che si ripete, quello di dire l'aspettavamo da 50 anni, da 100 anni. Sì, più sempre, o meno. Ok. Sì. Più licenze per i taxi, stretta al caro voli, il governo che lavora a un decreto omnibus con 24 articoli coinvolti anche strade, ponti e viadotti, licenze per i taxi. È importantissima questa cosa, licenze per i taxi, perché non so se hai avuto modo di sapere che c'è un ministro della Repubblica che ha proposto questa cosa, che se tu sei troppo ubriaco per guidare ed è pericoloso, certo, a quel punto hai diritto, forse, a un taxi gratuito che ti riporti a casa. Chiaro, che a me chiaro. Piace proprio la logica del tipo: c'è un problema non risolto di morti il sabato sera, come lo risolviamo? Diamo soldi ai tassisti a caso. È bellissimo. Quindi più licenze per i taxi e andiamo verso quella direzione. E andiamo verso questa direzione. Oh, adesso oggi andiamo come treni, Lorenzo. Sì, voglio andare molto a ruota libera. E a treno. Il conflitto in Ucraina, lo schiaffo a Putin, nave da sbarco russa colpita nel Mar Nero, danneggiata dai droni. E qui avevamo citato un po' un grande pezzo di Franco Battiato: non sopporto i cori russi, io direi non sopporto i droni russi in questo caso. Però devo dire una cosa, Lorenzo, questa, le parole che dici te ne assumi la responsabilità, perché a me è arrivato recentemente un bonifico da Putin e io non ne posso parlare male. E infatti guarda che bellissima lucidità che ha in questa foto, per cui mi dispiace per la nave da sbarco russa colpita nel Mar Nero. Rest in peace. E poi tra l'altro cioè, la fotografia ha tanti di quei pixel. Intanto qua ci sono prove di attentato, vedi, appena detto Putin, penso hanno sparato un colpo. Stanno per fare un funerale. Sì, hai notato anche tu la connessione. Ho notato, appena, vedi, poi, cioè, come dire, siamo però protetti, mi rassicura. Cioè, tu hai appena nominato Putin, hai capito? È stato sparato bonifico, un colpo. È il bonifico. È il bonifico. L'immagine è sgranata, ma perché c'è questa moda di fare gli screenshot mega stra zoomati da immagini che probabilmente provengono da 20 km di distanza. Però vabbè, dai. È rischioso. La svolta, qua veramente una svolta, perché parliamo. Alziamo il livello, guerra, adesso andiamo ai piani alti, quindi andiamo delle in un discorso umane metafisico, diciamo, del nostro spirito, della nostra spiritualità, con le parole di Papa Francesco che dichiara, stiamo leggendo, le trans figlie di Dio. A Lisbona il Papa conferma la sua completa apertura al mondo LGBT, bisogna accogliere tutti. Sto Papa, insomma, forte, sta picconando forte, però chi dice dobbiamo picconare la Costituzione, erano termini che andavano in voga una ventina d'anni fa. Allora io mi permetto dico fulminami se proprio ci tieni. Certo. Due appunti però. Due. Uno, bisogna accogliere tutte, perché se no, no non ci siamo con la schwa, con la schwa, se no non sei inclusivo. E poi le trans figlie di Dio, va bene, ma i trans questa cosa un po' sospetta. No. Tutti, al femminile tutti dobbiamo prenderli, sì, no, perché c'è anche il contrario. Ho capito, sì, appunto. Certo. Diciamo trans, perfetto. Benissimo. Figli di Dio. Però concordi che insomma è un papa che sta picconando questi dogmi. Sì, va forte, va forte. Forte. Va forte, stai andando forte, apri tutte le porte. Apri tutte come le porte. Diceva il santo. Oh, allora, continuiamo a sfogliare. Ci facciamo ispirare. Tu prima hai detto una natura indomita. Ebbene, ieri è stato presentato il cartellone di Teramo Natura Indomita estate con i big della musica in piazza Teramo, Venditti e De Gregori il 9 di settembre, previste tra l'altro, se non sbaglio, 3.000 persone, tutti i posti a sedere. Il 20 agosto serata con Carmen Consoli e Marina Rei. Venditti, De Gregori, Carmen Consoli, Marina Rei. Ma diciamo tutta gente freschissima, tutti artisti che fanno Sanremo, certo, capito? I trapper. I trapper. Siamo là. Tra un po' penso che riassumano la salma di Caruso, il tenore, perché non ci facciamo mancare niente a Teramo Natura Indomita. Perdonami, ma mi sono distratto leggendo il programma. Sì. Perché venerdì 8 settembre c'è Magia Yoga e non me lo posso perdere. Perché tu Magia sei Yoga. No, dico, ma tu sei un grande, credo,
che tu sia un frequentatore di yoga. Io non si direbbe guardandomi in faccia, ma ho fatto un po' di yoga rinunciando alla mia eterosessualità. Ok. Un po' l'ho fatto. Un po' l'hai fatto. Un po' l'ho fatto. Va bene. Comunque bello, un bel programma, dai. Insomma, i nomi, Venditti, De Gregori. Giovani, come dire, sulla rampa rampanti, di lancio. Rampanti, sì, rampanti. Sì, assolutamente sì. Giovani rampanti sulla rampa di lancio. Comunque, 3.000 persone previste, si preannuncia un bel pienone. Oh, tra l'altro, a proposito di trapper, tu hai detto trapper. Poi che c'è chi dice trap o trap, trapper sì. Dovrebbe sì, essere. Sì, facciamo trapper. Facciamo trapper. Chiedo scusa ai trapper. Ai trapper. E ai monaci trappisti a questo punto. Perché. Esatto. C'è un video bellissimo, chi è attento lo ha già visto sicuramente, di Sfera Ebbasta, grande esponente dell'intelligenza contemporanea, che senza autotune non è che stona, cioè chi stona è intonato, cioè... Lì andiamo oltre. Voi cercatelo il video, ragazzi, perché cioè si interrompe l'autotune, che è il meccanismo che aggiusta automaticamente la voce. Esatto. E viene fuori la vera voce. Esatto. E la vera voce è peggio di un drone russo, per cui sì. Però noi portiamo rispetto per tutti quanti, perché forse questa è la volta buona che smette di usare l'autotune, inizia a usare la sua vera voce. Chiaro. E a quel punto altro che 3.000 persone in piazza. Ma io infatti io consiglio alle nostre amiche e ai nostri amici che ci stanno guardando, tu intanto bevi e non far vedere lo sponsor, mi raccomando. No, per carità. Cioè la classica tattica sì. di copertura. Sì. Per appunto dicevo di andare a vedere il video di Sfera Ebbasta. Anche un po' per riacquistare stima, ci sono fasi della tua vita in cui dici ma cosa sto facendo della mia esistenza? Io direi che quei 30 secondi di Sfera Ebbasta senza l'autotune, ragazzi, sono terapeutici. Sono d'accordissimo che dici se ce l'ha fatta quello, sai che ci stanno per arrivare due querele a testa, ma no, vabbè, sì, non importa. Ma tanto paga Super J, hai detto l'avvocato. Dovrebbe pagare Super J, apposta. L'avvocato. Tra l'altro, anzi, a proposito, abbiamo, intanto ci salutano in diretta, grande Miriam, che siamo in diretta, ma grande amica e grande musicista, Miriam Di Sabatino, io vi invito a seguire Precog in the Bunker e Eton Canvas, e tra l'altro li trasmetteremo proprio oggi a Transmission, quindi una carissima amica che è qui, che ci ha fatto questa sorpresa, grande Miriam. Oh, tra l'altro, la moto che finisce nella scarpata, A Teramo, vero? Sì, nella zona di Terra Bianca, anzi a Frondarola, nella zona di Frondarola Terra Bianca, City. Lui si salva lanciandosi prima. Come Arica in Polimar. Cioè, allora. Bellissimo, cioè, il lancio e si trasforma. Che succede, Lorenzo? Io tutto faccio, bene? No, che sto cercando di rimanere serio. Mantenere bassi i muscoli facciali, no, delle guance. Allora, ma io mi permetto mentre di scherzare. Mentre ci sono redneck che ci guardano minacciosi, c'è un tizio sì, che a breve c'è un tizio che ha caricato il fucile. Ma io mi permetto di scherzare perché non si è fatto niente, praticamente no, ferito lievemente. Lievemente. Devo dire che io, piuttosto che lanciarmi in una moto in corsa, ordino una corda e del sapone su Amazon. Quindi bravissimo no, lui. Ma poi la cosa, allora, è ovvio che siamo felicissimi per questa persona, quindi sì, e sì, vai. Sì. E vai, perfetto, un 31enne si salva. La cosa che mi fa, diciamo, muovere i muscoli della faccia, i muscoli delle guance, sono i titoli. Io purtroppo voglio bene ai miei colleghi titolisti. No, per carità, ma scherzo. Il lanciandosi, cioè, a me dà l'idea di una catapulta, come citando catapulta infernale. Il grande Herbert Ballerina, come una catapulta, frase che ormai è entrata nella filosofia, cioè nei libri di filosofia, tra 50 anni si leggerà come una catapulta. Mi fa ridere il titolo, capito? La moto finisce nella scarpa anche... lanciandosi. Cioè, mi sembra che prema un pulsante del sellino eiettabile. Esatto, solo quello. Solo quello. Beh, vabbè, come sai c'è anche la versione alternativa che è forse ancora più appropriata, vista l'urgenza della situazione, come un catapugno. Però il catapugno possiamo andare avanti. Anche lì, meraviglioso. Oh, vedete, poi la cosa bella anche qui è... improvvisare, no? Perché certo, sì, diciamocelo, non è che ci siamo preparati più di tanto, cioè, no? Perché non siamo mica dei professionisti. No, assolutamente. Tra l'altro, anche qui è una cosa molto bella: auto si sfrena e finisce nel fiume a Isola del Grande. Molto bella, cioè, in modo di dire. Allora, nessuno si è fatto male. Ma perché a bordo non c'era nessuno. Però è della moglie e del sindaco. Quindi che vuol dire? Però poi c'è scritto tragedia sfiorata.
Ok. Cioè, nel senso, stiamo cercando di ricostruire in diretta. A bordo non c'è nessuno. Quindi è una macchina, è un mezzo che si va a sfrenare e va, si schianta. Ok, perfetto. Tragedia sfiorata. La domanda okay. È un triste avvertimento mafioso da censurare con parole dure o è una rimbambita la moglie? Cioè, la domanda che mi faccio io è questa. La cronaca è bella così. Cioè, alla fine domani ne sapremo di più. Adesso, sul momento, non lo possiamo sapere. Bisogna salutiamo la moglie del sindaco. Salutiamo e soprattutto forte abbraccio. Meno forte male, abbraccio, meno male, non è successo forte niente. Forte abbraccio al sindaco di Isola del Gran Sasso, sempre nostro caro amico. Oh, Alba Adriatica, i raggiri online, affitta case vacanze inesistenti. Una truffatrice scoperta e denunciata, incassato le caparre, leggiamo, da due turisti romani che cercavano solo appartamenti per le ferie. Carabinieri che hanno avviato i controlli per individuare altre vittime. Quindi, appunto, il classico raggiro. Tu credi di affittare una casa, poi vai lì e ti trovi, non lo so, un bidone dell'immondizia, un mattone. Allora, il punto qual è? I turisti romani, se voi continuate a affittare le case ad Alba Adriatica, ma ve lo meritate di essere truffati? Lo vogliamo dire o no? Vabbè, perché tu dici... Ma noi vogliamo bene ad Alba Adriatica, sì, per carità, ovvio. Noi gli vogliamo bene, ma, certo. Ma in quanto eccellenza estiva, teramana. Turisti romani, sapete in quanti posti potete andare? Oppure, una volta che dovete prendere una casa ad Alba Adriatica, fatevi un viaggetto, certo, vedete com'è, certo. Non andate a scatola chiusa, no? No, 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 ma non l'avete mai visto le Iene? Esatto, esatto, lì insomma, state attenti, quantomeno verificate, si può anche andare su Google Earth o sì, Earth, esatto, che si esatto, voglia, esatto. Andare lì sul luogo, metti le coordinate, l'altra esatto. Volta avevo cercato il relitto del Titanic. Davvero? Sì, ho detto, ah, ma così, sai, random, spettacolo. Che dici, ma dove sta? Ma potremmo anche smettere di parlare di tutto, io voglio parlare solo del relitto del Titanic adesso. Solo di quello, bellissimo. Ah, vabbè, lì, vabbè, lasciamo perdere. Perdonatemi. No, 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 non voglio fare umorismo macabro, andiamo avanti. Perdonatemi perché se aizzo la bestia. No, 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 poi, mi devo no, tenere. Lasciamo perdere. Oh, Galà della Moda, sempre ad Alba Adriatica. Perfetto. Con i giovani talenti. Sfilata di abiti e spettacolo, ospiti Tittocchia, Gale e Baldini. Però devo dire, Galà della Moda. Mi sono un attimo distratto perché io pensavo che tu stessi per leggere questa. Quindi quando hai detto Galà della Moda gestione rifiuti, aia, la Crasi, la ho Crasi. Pensato in quale modo il Galà della Moda gestisce i rifiuti. Vabbè, comunque non diciamo, sarà un mistero. Può essere un mistero. Mi piacerebbe vederlo, però vabbè. Giovani talenti della moda. Anche qui mi viene da pensare come può essere un giovane rampante, come si può far strada anche in un mondo della moda, poi in un Italia. Un mondo così difficile in Italia, difficile. Che comunque è la patria. I grandi diciamolo. Nomi poi sono, il loro impero è forte oggettivamente. Chissà se anche loro, come nel giornalismo, come nell'avvocatura, come in ogni ambito professionalizzante, i giovani dicono, ah, questi vecchiacci quando se ne andranno, capisco, ci rubano il futuro. Sto Giorgio che c'ha sì, un po'... Sì, se ne andasse in pensione a Pantelleria. A Pantelleria, grande. Salutiamo l'amico salutiamo che ci Giorgio segue sempre. Armani ci segue sempre. Oh, altra notizia molto bella, Giulianova, in casa nasconde 7 pistole. Giovane arrestato, nell'arsenale anche 49 cartucce e 10 canne modificabili. L'uomo scarcerato dopo la convalida. Questa un po' la stavamo commentando prima, siamo onesti, una notizia l'avevamo commentata. Beh, io direi, come giustamente hai detto tu, insomma, non una ma 7 pistole. Ma sai che cos'è, Lorenzo? Ottimo. Io penso che cioè, è un reato specifico, quello di avere queste armi, certo, e tutto, ma anche certo. Se fossero grimaldelli sarebbe comunque reato. Ma io dico, se tu vai in giro con una pistola, io non mi fido di te, sei una certo. Persona sospetta se non pericolosa, ma con 7 pistole sarai un collezionista. Ma cioè, sì, ma e infatti sì. L'ha rimesso sì. L'ha scarcerato il giudice dopo la convalida dell'arresto. Ma infatti io voglio specificare, perché è giusto farlo, sequestrate, tra l'altro dalla Guardia di Finanza, 3 pistole semiautomatiche scacciacani, calibro 9 con canna modificata. 4 pistole semiautomatiche scacciacani, calibro 8 con canna modificata. Una pistola semiautomatica con matricola Brasa, calibro 38. 10 canne per pistole, 49 cartucce, marca Kaiser. Perfetto. Accessori per saperlo. La pulizia delle armi. Vabbè, ma a sto punto è un collezionista, è tipico. È come quando tu collezioni le pipe, cioè il cura pipe. Certo, quello che pulisce. Come vedi è partita una sirena antiaerea. Sì. È un altro attentato. Sta succedendo di tutto. Un altro attentato è sventato, sempre per il ricordo, per Putin. Per Putin. Io stanno torturando una spia, credo. Eh sì, mi dispiace, noi ci appelliamo al senso di umanità dei torturatori. Esatto. E sarebbe molto bello essere imitato da te, Lorenzo.
Anche perché devo svelare un retroscena. La volta scorsa che ho fatto a colazione, sì, non mi è stata offerta la colazione. Maurizio intanto ride, eh. Secondo me anche Giancarlo sta ridendo in regia, sicuro. Salutiamo tutti. Però qualcuno avrà cambiato canale. Ma sì, probabilmente sì. Però l'ultima volta mi avete dato quei 1.000 euro così in nero. Invece questa volta niente soldi, però una ricca colazione, diciamolo. Con diciamolo. Bottiglia d'acqua. Con bottiglia d'acqua che... Di cui non fai vedere il logo. Cerco di non far vedere il logo. Giustamente il logo. Non lo devi far vedere, quindi. Quindi... Vogliamo andare avanti? Andiamo avanti. No, ma per dire, per concludere, che insomma la ricca collezione di quest'uomo mi sembra interessante, soprattutto le cartucce Kaiser, che me le immagino, è presente tipo la guerra anglo-boera dei primi novecento, tipo quei proiettili che mettevi nei fucili per ammazzare gli elefanti, però poi li usavano per spaccare teste, praticamente, far esplodere, no? Ti veniva un tumore solo a caricare l'arma, sì, scamiciati. Quando il progresso no, veniva visto come una cosa positiva, da, insomma... C'era fiducia nel futuro. C'era dai, fiducia nel futuro. Diciamo così. Oh, allora, questa... Allora, io direi... Datemi un violino. Sono le 9.25 e direi che siamo addirittura d'arrivo. Sì. Con una notizia bellissima. Bici e monopattini sfrenati, che poi sfrenati sembra... Cioè, tipo, già sfrenati. Sfrenati sembra... è bellissimo. Sfrenato, voglio fare il macello. Prime multe sulla ciclabile. A Pineto scatta il giro di vite della polizia locale contro chi sfreccia a tutta velocità. Un ciclista dovrà pagare 42 euro. 42 verifiche anche per i cani senza guinzaglio. E io direi... La mala ha finito i suoi giorni, eh? La malavita ha finito i suoi giorni, l'abbiamo assolutamente distrutta. Tanto appena hai detto la malavita hai notato che è calato il silenzio. Bellissimo, lo dovevo dire prima. Maledizione. Hai capito? Bastava dire... Ragazzi, ma è un silenzio di 3 secondi. Che mi ha fatto venire un attimo il gelo, devo dire. Si è spento tutto. Si è spento tutto, però io ci tengo anche in questo caso a far vedere... La foto. Che il giro di vite, grazie alla polizia, credo, a cavallo... No, in bici. E il terrore che mi fa uno sbirro in bici, penso che non me lo faccia nient'altro al mondo. Perché arriva... Oh no, c'è la pula! Tra l'altro, scappi. Gli agenti della polizia locale... che salutiamo, ovviamente, salutiamo sempre, con grande rispetto. Con grande rispetto, hanno il copricapo da ciclista del Tour de France. Tu non ridere, ma è vero. No, ragazzi, è vero. No, ma perché è giusto che ce l'abbiano, perché giustamente... A questo punto, sai, il quesito filosofico antichissimo, antica Grecia, chi controlla i controllori? I controllori. E se uno di questi non ha il casco? Esatto. Che succede? Esatto. Bella domanda. Esatto. Allora, io direi... Ah, tra l'altro, a proposito dei tassisti, ecco, avevamo letto pure in rassegna stampa, a Pescara aggrediscono un tassista per impedirgli una corsa. Stava andando a prendere un ubriaco, credo. Quindi perché impedirglielo? Esatto. Non ho capito. Anche qui, a Scalzoni, c'è un'indagine su questo. Perché gli avete impedito di fare la suo corsa? Dovere. Di fare il suo la dovere. Sua corsa. Ma non per farlo correre, per impedirgli la corsa. Per impedirgli, esatto. Ma Scalzoni. Poi... Il degrado a Montesilvano, perché io voglio chiudere a Montesilvano perché sarà una tappa fondamentale della tua vita. Sì. Il degrado via Lazio, denuncia dei residenti, presenze sospette nella notte. Cioè il residente ha detto a chi l'ha intervistato: ho visto delle presenze sospette nella notte. Ma perché non è mai stato in questo bar? Perché il virgolettato. Perché non è mai stato in questo posto, forse. Perché altrimenti sarebbe stata una presenza ben accetta. No, scherzo, no, scherzo. Salutiamo il bar alle nostre spalle. Salutiamo il bar che ci ospita come sempre ogni sabato in maniera stragentile. Oh, tra l'altro voglio fare un plauso ai titolisti, perché qua c'è sempre il rischio di fare l'errore. Perché tu dici un anno fa lo sgombero e puoi dire lo sgombro. È vero. Questa è una cosa come in flagranza di reato oppure in fragranza. Allora, uno dice la flagranza di reato. Non ho mai imparato come si dice. Cioè, tu dici sgombro. Ma sì, chiaro, okay. Ma anche flagranza. D'altronde flagranza di reato. Sono laureato in giurisprudenza, non è che abbia fatto grandi studi. Tra l'altro la cosa classica qui, come sai, è lasciarci un punto di domanda oppure vedete voi e ti dimentichi di toglierlo. Perché chi prepara il bozzone del titolo, nel frattempo abbiamo delle invasioni di campo, invasioni succede di un campo, po' di tutto. Potrebbe dimenticarsi. Va bene. Chiudendo con la tua vita, perché appunto Matteo Lupi è funzionario della Comicità, lavori nel mondo della giurisprudenza che è, lo sappiamo, come il giornalismo è definito quarto potere, tu fai parte anche del potere della giustizia, i famosi poteri, ammazza, no? L'autonomia, i potenti mezzi. Siamo potenti di che? Vabbè, lasciamo perdere. Ma
ma tanto altra invasione di campo situazionista. Salutiamo. Salutiamo. La tua vita adesso passerà proprio per Montesilvano. Passa per Montesilvano per andarmi a buttare in acqua. No, sì, faccio un cambio di regime, ma guarda, semplicemente sposto la residenza là per evadere le tasse. Non è che faccio, okay. Non faccio granché. Perché è un paradiso fiscale. Notoriamente sono due, Montesilvano e Rosetangeles. Rosetangeles. Noto paradiso fiscale. Salutiamo Montesilvano. Salutiamo Rosetangeles. E Rosetangeles, tra l'altro, Montesilvano che... Ne parlavamo anche poco fa, è la Las Vegas dell'Abruzzo, la zona dei grandi alberghi è la nostra Las Vegas praticamente. Non starei riferendoti alle prostitute? Assolutamente. Assolutamente no, allo svago. Non so di cosa stai parlando. Ah, perfetto, io non so neanche come si scrive prostituta. Come si scrive? Perfetto. Obiettivi, adesso ecco, adesso facciamo la domanda non seria, gli obiettivi di Matteo Lupi per il futuro. Ma guarda, tornare, ora sono in ferie, tornare al lavoro con una pausa caffè che inizia alle 8 del primo giorno e che si conclude alle 17.30 del mio ultimo giorno di lavoro a 70 anni, credo. Quello è il mio obiettivo. Una lunghissima pausa caffè. Una lunghissima pausa caffè e tornare sul palco, perché tra le altre cose faccio anche il comico, e quindi tornare sul palco tra settembre e ottobre. Ho delle date, ma non ci potete venire voi di Teramo perché sono lontanissime, sono un tour internazionale. Frosinone, te ne dico una sola. Frosinone. Fantastico, fantastico, fantastico. Quelli sono i miei obiettivi. Quindi prossime date insomma ci sono. Sì, non le posso comunicare perché non ho i giorni, ma ci stanno. Anche perché occhio che le spie ascoltano, il nemico vi ascolta. Sì, e come vedi non si fa problemi a invadere il proscenio. Assolutamente, assolutamente. Io termino qui questa puntata. Controllo un attimo il telefono. No, non mi sono arrivati messaggi fino adesso dalla direzione. Io ci tengo a salutare degli amici che mi stanno guardando. Ci tengo a salutare gli amici che mi stanno guardando dall'Aquila, perché penso che sia il pubblico più distante che sia mai arrivato a Super J. Quindi ciao amici aquilani. Ciao amici aquilani, io ringrazio di cuore il funzionario della comicità Matteo Lupi per essere stato con noi. Grazie Matteo. Grazie a te Lorenzo e grazie a voi spettatori Super J. Grazie ancora e A Colazione torna lunedì alle ore 9. Ciao a tutti.